Madò, è da un'ora che non si ferma nessuno. La crisi, la crisi. Che co? I carabinieri. Ehi, che sono da parano, giuvelevo. Che si fa? Mo me la vecchi. Signorine, e allora che si fa? Che si fa? Brigadi, smart working! E c'è non svet! Infatti! Controlla! Confermo! L'ha detto a Conte! Cioè, buon working! Alla sorte! Diamo gli ultimi due! Dai! Colleghi? Collega. Collega. Scusa, collega, che ore sono? 9 meno 5. 4. Ma che ore sono? 9 meno 5. 4 ho detto. Scusa, la matematica non è un'opinione, quella è. Si può sapere che ore sono? E allora sono le 4. E saranno le 4. Beh, no, io credo che il mio peggior difetto sia proprio la pigrizia. Sì? Sì, che è la pigrizia. Proprio a sé, a buttare. Sembra che mangio pane e pigrizia. Ma quanto sei pigra? Su una scala da 1 a 10? No! Prendo l'ascensore! Ascensore! C'è la pigrizia, la scala. Il collega è nuovo? Sì, è nuovo. Sei piacere. Rossi. Il tuo nome, collega? Amedeo. Amedeo? Sì. Oh. Io ho un amico che c'ha il tuo stesso nome. Veramente? E come si chiama? Vabbè, non va niente, poi me lo dice un altro giorno. Mo' è tardi, sono le 4. Non è 4, è tardi, io devo scappare. Ma ciò! Che? Scusi, che ore sono? 9 meno 3. 6. Ehi, 6. Madonna, la parrocchia deve chiudere. Non passa il tempo, ma avevo detto a te, accendiamo un fuoco. Oggi ha preso la bronchite. Lo so, hai ragione. Vabbè. Madonna santa, queste barriere architettoniche che vengono a crearsi. Ma non puoi vedere. Manicia. Sorelle. Che brutta strada che avete scelto però, eh? Padre, è a me sta a dire, non passa nessuno. Nessuno. Nel senso, vabbè, che ore sono per piacere? Tardissimo. 9 meno 2 7. Ma le 7 su. Come passa il tempo? Muoiono le 6. E poi c'è. Se ci fosse schiare, mi chiama rispondi. Qua, come un lampo! Ciao, cuoricino! Augurone! Buon San Valentino! Che ci porta, mamma mia! Bello, ma dove hai trovato questo posto così particolare? Tu vedi? Madonna, mi ho prenotato un anno fa, pensa! Ci tenevo assai! Pure io, questa cena stasera intima in questo ambiente bellissimo! Hai ordinato, no? Vabbè, no, non è che aspettavo te, ma soprattutto aspettavo qualcosa che mi portassi. Che cosa? Come che cosa? E ti ho scritto il messaggino che volevo quel pensierino speciale? No, io avevo pensato di farti un regalo, però tu mi hai stata molto chiara. Scusa, il bracciale me l'hai comprato o no? No. Come no? Perché non mi hai comprato il bracciale? Tu l'hai detto, scusa, io avevo dato anche l'acconto, ho ritirato i soldi. Oh, io ti ho scritto un messaggio. Tu mi hai scritto niente, mi farebbe piacere più di un bracciale. E allora? E io niente ti ho portato. Se ti farebbe piacere più di un bracciale, scusa. Amore, per piacere non scherziamo. Io ti ho scritto niente, mi farebbe piacere più di un bracciale. Appunto, cioè se uno ti dice che niente, mi farebbe piacere più di un bracciale, allora se ti farebbe più piacere niente, ti ho portato niente. E Madonna santa, dipende come la leggi la frase. Niente mi farebbe piacere più di un bracciale. Mi sono messo gli occhiali, cioè l'ho letta tranquilla, cioè, mi sono messo lì perché sai che non tanto ci vedo. Ma ti sembra normale? Sta ancora il messaggio, dove sta? Ma allora, ma scusi, come uno niente, mi dico niente, Samarini. Niente mi farebbe piacere più di un bracciale, io ho portato niente. Ma non è come la conti tu, niente mi farebbe piacere più di un bracciale. Scusi, se uno dovesse scrivere niente mi farebbe piacere più di un bracciale.
tu che cosa regaleresti? Niente. Uè! Madonna! Ma che so io? Scusi signora, ma a te sembra normale che una San Valentino si venga con niente? Il signore dall'ospedale vuole la salute. Che mi ci faccio? Chiediamo a voi che siete a casa, se una dovesse scrivere niente mi farebbe piacere più di un bracciale, voi che cosa regalereste? Che bel posto questo. Oh, ma hai visto il Cayenne che è parcheggiato là? E che non l'ho visto. Perché la Maserati nera. L'ho vista. Il padrone ha detto, vuoi venire a fare un giro con me? Veramente? Penso che non sono andato perché ci conosce. Però ho visto che ti guardava particolare. Ragazze, dai, siate obiettive, dai. Ma se io condurrei una Ferrari, di certo non andrei in giro con due befane come a voi. Conducessi. Conducesco due befane, no. Ma che siete consapevoli pure voi. Ma tu prima da parlare.